Progetto dalla carta diventa realtà, verrà trasferito quindi nel terreno, nel percorso di questo cammino, e quindi si potrà avere più sicurezza e accoglienza per i turisti. Questo cammino che è stato fatto in edizioni delle passeggiate solamente in un certo periodo di 3, 4, 5 giorni, ci auguriamo tutti che venga usufruito dai vari camminatori anche in tutto il periodo dell'anno, in modo da favorire anche le varie strutture ricettive della zona. Il percorso, la Sette Ponti, credo che ormai sia rinomato per la sua bellezza, la bellezza dove ci sono sicuramente paesaggi, come in tutta la Toscana del resto, paesaggi bellissimi. Nel nostro territorio, in particolare il comune di Castiglion Sbocchi, abbiamo boschi, oliveti e vigneti. Nell'attuale percorso, allungandolo di qualche centinaio di metri, possiamo raggiungere anche una Big Bench, che è stata installata da poco dal comune di Castiglion Sbocchi, e vedo che porta numerose persone. Ci auguriamo anche che questa Big Bench, questo cammino, si interino a vicenda per il turismo. Vorrei inoltre ringraziare dunque tutte le persone che hanno partecipato a questo progetto, che hanno permesso di cominciare i lavori, in particolare il comune di Terranuova, che è il comune capofila di tutti i comuni della Sette Ponti, e il geometra Mirko Bonecchi, della Tacheolab, che ha praticamente messo proprio l'anima in questo progetto, riuscendo a portarlo a termine.